Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video dove vi parlo un po' della mia esperienza di dimagrimento, diciamo così, perché mi è stato tanto richiesto. Dopo il What's on My Phone e Room Tour, questo è il più richiesto in assoluto di sempre. Sono contenta di poter parlare di questa mia esperienza perché sicuramente so che può aiutare tante persone, però nello stesso tempo so anche che sarò esposta a molti giudizi e a molte cose magari che mi potete dire, che mi potete attaccare in qualsiasi modo. Quindi vi dico già da ora che potete esprimere tranquillamente tutte le vostre opinioni al riguardo, perché so che è così, soprattutto quando si condivide un'esperienza del genere con tante persone, però nello stesso tempo vi invito a farlo in maniera del tutto rispettosa, civile ed educata, perché tutto il resto dei commenti altrimenti sarà, cioè, eliminato, ve lo dico subito, perché è un argomento di cui non è che mi piaccia proprio parlare tanto, sempre una cosa che in un certo senso ti ferisce. Quindi farlo, soprattutto davanti a tante persone, ripeto che è un po' già difficile di sé, quindi aiutatemi anche in questo. Allora, inizio subito col dirvi che io parto da un problema di base, che è proprio un problema genetico, non è portato da altro, ed è un problema al fegato chiamato steatosi epatica, che quando ve l'ho detto in uno degli scorsi video, ma si parla già di qualche tempo fa, moltissime mi avete detto che anche voi avete questo tipo di problema, che lo state curando, eccetera. Ed è appunto un problema del fegato dove, ve lo dico proprio in parole povere perché poi non sono un medico, non sono niente, quindi prendete sempre tutto con le pinze, praticamente alcune particelle di grasso si vanno a inserire nel fegato e quindi si bloccano lì e rendono il fegato grasso, quindi si può incorrere anche in problemi un po' più gravi, tipo la cirrosi epatica, che non è portata da bevute o cose simili, però è praticamente la stessa cosa. In più, oltre a questa cosa, io ho anche l'iperinsulinismo, che è praticamente tutto il contrario dell'obesità, perché sapete che le persone obese si fanno le punture di insulina, ecco, io invece ne ho troppa. Qualsiasi cosa che mangio si trasforma in zuccheri e quindi anche questo naturalmente portava queste due problematiche soprattutto insieme ad un aumento di peso soprattutto esponenziale, quindi comunque non è che prendevi 2-3 kg all'anno, ma erano molti di più, e quindi è per questo che mi avete sempre visto bella pienotta, nonostante io non mangiassi grandi cose, perché mangiavo come una persona normalissima, anzi anche qualcosa in meno, perché comunque dato questi problemi dovevo sempre seguire un certo tipo di alimentazione, però più di tanto io non riuscivo mai a perdere, anche andando in palestra proprio in modo regolare. Mi avete anche seguito in questo percorso perché comunque avevo perso i miei buoni 7-8 kg, non lo so, comunque meno di 10 kg, però non era abbastanza per l'obiettivo che dovevo raggiungere, ok? In questo video tipo gesticolerò tantissimo perché altrimenti non riesco a trovare le parole giuste, già lo so, già ve lo dico. E quindi purtroppo per il mio caso, per il mio tipo di problema, perché poi si devono sempre andare ad analizzare persona per persona, problema per problema, questo tipo di percorso, quindi dieta, attività fisica, che per quanto riguarda il dimagrimento è la cosa più giusta da fare, cioè non ci sono altre cose se non queste, però purtroppo con me non funzionava, diciamo, al 100%, quindi ho dovuto intraprendere un altro tipo di strada che, se la prima fosse andata bene, avrei sicuramente evitato, perché non è proprio una cosa super piacevole, anche se nel mio caso, devo essere onesta, mi è andata più che bene. Comunque adesso ci arriviamo passo per passo. Quindi circa un annetto fa, perché era dicembre del 2016, io sono andata a fare tutte le varie visite per sapere se potevo sottopormi al tipo di intervento che il chirurgo, perché poi naturalmente ho parlato anche con il chirurgo che mi segue, che sa tutte le mie cose, insomma, eccetera eccetera, mi aveva consigliato di fare, perché io sono sempre stata pro chirurgia per qualsiasi tipo di problema. Quindi il chirurgo mi aveva detto che moltissime persone con i miei stessi problemi si erano sottoposti a questo tipo di intervento, che si chiama sleeve gastrectomy, e dopo vi dirò bene in cosa consiste, e questa cosa aveva portato degli ottimi risultati, visto che io qualche anno fa, questo voi non lo sapete, non l'avete mai saputo perché appunto non mi piace proprio condividere al 100% tutto quello che faccio, avevo fatto anche il palloncino, che però non ti lasciava nessun tipo di segno perché era tutto tramite via orale, insomma, con un tubicino ti inserivano il palloncino, lo gonfiavano e insomma tu ti sentivi più saturato,
spazio, però anche quello non è che avesse funzionato più di tanto. E poi ho fatto un altro tipo di cosa, cioè bere quei bibitoni, io lo chiamo così, proteici che vedete, tipo insomma sostitutivi pasto, ecco, anche quello niente. Quindi l'ultima spiaggia, diciamo un po' così, era questo intervento. Quindi io a dicembre dell'anno scorso ho fatto tutte le visite, sono risultata tranquillamente idonea. Naturalmente ero già maggiorenne, quindi la decisione l'avrei presa a prescindere da sola, però i miei genitori, soprattutto mio padre, non è che siano stati molto d'accordo fin da subito, perché poi finché insomma si tratta di un capriccio uno dice ma perché lo devi fare, perché lo devi fare, però se poi la mettiamo sul piano della salute naturalmente cambia tutto, e quindi hanno capito che era l'unica cosa da fare. Quindi dopo aver fatto queste visite a gennaio, precisamente il 10 gennaio di quest'anno, quindi del 2017, mi sono sottoposta all'intervento, che appunto si chiama sleeve gastrectomy, come vi dicevo prima. In cosa consiste? Praticamente il chirurgo opera con un metodo che adesso non mi viene la parola, perdonatemi, ve lo scriverò da qualche parte perché devo essere un po' precisa in queste cose, altrimenti mi ammazzate. Comunque non si fa nessun tipo di taglio per intero, né dalla gola fino all'ombelico, niente di tutto ciò, ma è appunto con questi piccole manine, tipo piccoli braccetti, no? Che ti inseriscono nello stomaco, e in base al problema che ha, insomma, quanto devi dimagrire, sinceramente non so bene quale sia il canone, comunque ti viene rimossa grandissima parte dello stomaco. Tipo nel mio caso me ne hanno tolta circa l'85%, che è tantissimo, infatti adesso mangio proprio poco. L'intervento è stato, e questo lo dico per tutte le persone che magari vogliono avere qualche informazione in più, sotto anestesia totale naturalmente, è durato circa un'oretta e mezza, quindi niente di troppo lungo. Non era la prima volta che mi facevo comunque un'anestesia totale, quindi io ero super tranquilla. Poi ecco, per queste cose, se mi fido del chirurgo, dell'equipe che comunque già conoscevo, naturalmente sono stata super tranquilla. Io poi non ho paura di sentire particolari dolori perché so che riesco a tenerli abbastanza, una soglia del dolore molto alta fortunatamente, quindi appunto ripeto, non ho mai avuto problemi. Io mi sono operata di pomeriggio, quindi la sera fino alla mattina dopo sono stata in terapia intensiva. Solitamente fanno sempre così perché essendo comunque sempre un'operazione non è ad alto rischio, però non si sa mai quello che può succedere, quindi ti tengono in terapia intensiva. Io sono stata tutta la notte, mi sono svegliata dall'anestesia, erano circa le 9 di sera perché ci vuole un po' a smaltirla. Logicamente ho avuto qualche episodio di rigurgito, ecco, diciamolo in questo modo, tipo 2-3 volte durante la notte, però devo essere sincera e onesta, non ho mai sentito particolari cose, ok? Che stavo sotto morfina, è quello che vi pare, però proprio non me ne sono neanche accorta. Sentivo certo una sorta di pressione perché l'operazione comunque c'è stata, però non ne ho mai sofferto tantissimo, anche i giorni dopo, anzi, perché io sono stata 3 giorni in ospedale dopo essermi operata, perché comunque devi rimanere, perché si devono accertare che non c'è fuoriuscita di liquidi. Infatti adesso ci arriviamo. Una cosa che vi devo dire, perché era quella che sinceramente in tutto ciò mi preoccupava di più, era il drenaggio, perché mi hanno messo un drenaggio esterno, quindi c'era la canuletta e poi un sacchettino che ti portavi appresso per spurgare insomma tutto il sangue in eccesso e cose, e poi mi hanno messo il catetere, che questa era la cosa che sinceramente mi impanicava di più, perché naturalmente, insomma, è sempre una sensazione un po' strana, però me l'hanno messo sotto anestesia, quindi non ho sentito logicamente nulla, e neanche mi ha dato fastidio quando mi sono svegliata. L'unica cosa strana era il fatto di non poter fare, diciamo, pipì naturalmente, cioè sedersi sul water e fare quello che si doveva fare, perché comunque ti spurgava tutto naturalmente, quindi io avevo questa sacchettina attaccata al letto con tutta la, insomma, l'urina, non so bene come dirla, questa parte è un po' meno piacevole. E poi me l'hanno tolto comunque il giorno dopo. Anche il drenaggio mi è stato tolto, però 2 giorni dopo. Avevo super paura di sentire che tirava, tipo che ti stanno togliendo le budella. E in realtà niente, cioè io stavo là e quella mi ha tolto e ho detto guarda che già ho fatto. E io, ah, ok, perfetto. Cioè pensavo chissà cosa, in realtà è stato tutto molto molto semplice. Quindi sono rimasti 5 segnetti, perché appunto sono intervenuti in 5 zone diverse, tra cui appunto uno il drenaggio, uno la telecamerina per vedere, gli altri insomma tutte le varie manine interne, no? E quindi l'unica cosa che mi è rimasta sono appunto questi 5 segnetti, ma che con il tempo si vedono, sì, però in maniera molto lieve. Dopo essermi operata però la cosa dei punti è stata la più fastidiosa, perché comunque
per lavarsi, bisognava sempre stare coi cerottini, stare attenta a non tenerli troppo bagnati, infatti ogni volta che mi facevo la doccia, comunque ogni giorno praticamente, andavano ricambiati perché la ferita, insomma i punti per rimarginarsi bene dovevano rimanere comunque sempre asciutti e poi li disinfettavamo. E dico disinfettavamo perché logicamente i primi tempi mi ha sempre aiutato mia madre. In tutto mi hanno messo circa una ventina di punti tra tutti i 5 buchetti, che poi mi sono stati tolti nei mesi successivi, insomma nei primi 3 mesi comunque me li hanno tolti tutti quanti, perché nel mio caso mi avevano messo quel tipo di punti, però poi non so se ne mettono anche altri, però ecco, anche quello avevo super paura che mi facesse male togliere i punti, invece sono stati super delicati, quindi ecco, nel mio caso mi è andato sempre tutto benissimo. Infatti io alcune volte mi sono proprio chiesta se mi avessero operato realmente, però poi ogni volta che cercavo di mangiare lì me ne accorgevo, però per il resto non ho mai sentito nulla. Per quanto riguarda il fatto del post operazione, allora vi spiego un attimo, perché naturalmente il medico poi vi darà una lista di cose da fare e da non fare, però io sono andata anche molto di mio, cioè quello che mi sentivo di fare e quello che no. Naturalmente ecco, primi 2 mesi ho seguito alla lettera quello che c'era scritto, perché prima settimana ho dovuto mangiare soltanto liquido, quindi cose tipo brodo appunto, perché mangiavo solo il brodo di carne o a volte di verdura, però era meglio di carne logicamente perché ci sono più proteine. Dalla terza settimana, quindi 2 settimane liquido, e dalla terza settimana alla quarta, quindi altre 2 settimane, ho mangiato invece semiliquido, quindi erano tipo vellutate di zucchina oppure anche lì di carne, però io la carne tritata, cioè proprio fatta super a pappetta, non sono quasi mai riuscita a mangiarla, quindi era più che altro una cosa di verdura. Infatti primo periodo ho perso tantissimo, logicamente ho perso circa la metà del totale che ho perso adesso, cioè tipo 20 kg, perché appunto mangiavo così tutto liquido, logicamente ti svuoti tutto, ti sgonfi eccetera. Dalla quarta in poi ho iniziato a mangiare semisolido, le cose come lo stracchino, a volte mangiavo il prosciutto crudo, però a pezzettini proprio piccoli piccoli piccoli, o comunque cose morbidine appunto. Non mi sono mai lamentata perché comunque non ne avevo proprio voglia, cioè di mangiare cose diverse, anzi a volte non finivo neanche con la porzione di brodo, quindi figuriamoci. È una cosa un po' lunghetta riabituarsi a mangiare, ecco, io adesso che sono passati 10 mesi più o meno riesco a mangiare un po' più di cose, ma sempre in porzioni molto piccole. Ecco, io non ho mai avuto raptus di fame o cose così, perché è tipo impossibile, proprio non riesci a mangiare più di un tot, lo senti proprio. Adesso io riesco a riconoscere la sensazione quando sta per arrivare il punto critico, perché quando appunto all'inizio mangiavo un po' più del dovuto, naturalmente rivomitavo tutto, cioè non c'era modo di mandarlo giù queste cose, proprio no, cioè per forza le rivomitavi. Questa cosa mi è successa un po' di volte all'inizio, appunto perché non riuscivo a riconoscere la sensazione. Adesso invece va molto meglio, insomma capisco, dico guarda, sono arrivata, sto per arrivare al culmine, quindi insomma basta. Però ecco, se dovete fare questo tipo di intervento, sicuramente andate da persone fidate, cioè di cui vi fidate, o comunque non affidatevi alla prima persona che trovate, cercate. E poi ci vuole pazienza, perché ok che è un'operazione, quindi sicuramente ti aiuta tantissimo, cioè a me ha aiutato tantissimo, perché i chili che ho perso li ho persi, diciamo così, senza accorgermene, senza troppi sforzi. Quella sicuramente è una cosa super positiva. Però lo sforzo è sicuramente anche mentale, cioè ci devi stare con la testa, perché altrimenti cioè, è tutto così inutile. Prima cosa è sicuramente concentrazione, non devi fare le cose di corsa perché non porta a niente. E soprattutto una cosa importantissima è di fare palestra nel mentre, perché molte persone che si sottopongono a questo tipo di intervento, che sia la sleeve, che sia il bypass, che sia altri tipi di operazioni per la perdita del peso, naturalmente perdendo così tanto in poco tempo, un annetto e mezzo, due, insomma dipende, naturalmente si ha molta pelle in eccesso dopo aver perso tutti i chili, perché la pelle si svuota subito e non ha il tempo di riprendersi e rimane flaccida. Ad esempio nel mio caso, che comunque ho una pelle molto elastica fortunatamente, e l'ho fatto in un'età giovane, perché comunque l'ho fatta a 19 anni, quindi c'è gente che si opera a 30, 40, 50,
60 anni logicamente la pelle si riprende meno. Invece nel mio caso la pelle si è ripresa molto bene, me lo dicono tutti quelli che mi hanno visto dopo. Ma come? Ma quanti ne hai persi? No, non ci credo, perché non si nota. L'unica parte che io avevo un po' più gonfiata il corpo erano le braccia, quindi lì la pelle è un po' più calata, diciamo così, però neanche più di tanto. La pelle della pancia, sì, è morbidina, però non è che tutta flaccida che te la perdi tipo sui piedi, no, assolutamente, anzi. Mi sono ripresa molto bene e stavo dicendo appunto che per far sì che succeda questo, naturalmente, si deve andare in palestra. La fatica, tra virgolette, c'è stata anche sotto il punto di vista fisico, perché comunque sono andata dal terzo mese dopo l'operazione. In realtà mi avevano detto che ci potevo andare anche prima, però io non me la sentivo e quindi ci sono andata dopo che i punti si erano rimarginati e tutto. Sono andata circa 2 volte a settimana e anche quello logicamente mi ha aiutato molto, quindi questo è quello che vi consiglio, perché vedrete la perdita di peso sicuro, 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 anche senza andare in palestra. Però se andate in palestra, quello aiuta tantissimo con la ripresa del corpo, a formare massa muscolare, a rimettersi un po' in forze, perché non vi ho parlato anche di questa cosa, ma ci sarebbe tantissime cose da dire. Anzi, se io non mi sono espressa bene in un certo tipo di cose, se avete qualche vostra curiosità, scrivetemi tutto qua sotto, io cercherò di rispondere meglio. Se vi va, anzi, adesso metterò un sondaggino nella scheda info, vediamo se vi può interessare un video dove rispondo alle domande che mi farete qua sotto, però tipo get ready, così insomma vediamo un po' di rispondere. Dicevo appunto che dopo l'operazione si devono prendere comunque delle medicine, devono fare delle cose a livello medico, perché ripeto, sempre un'operazione è. Io l'ho vissuta in maniera molto tranquilla, però magari c'è gente che non ha mai preso medicine. Comunque si devono fare delle punture a livello muscolare, infatti me le faceva mia nonna i primi 10 giorni dopo. In più io ancora sto prendendo delle vitamine, perché logicamente mangiando così poco si deve andare a reintegrare quello che si perde in un altro modo, quindi io prendo delle vitamine la mattina e la sera. Adesso ho smesso di prenderle, però si devono prendere anche delle pasticche, delle medicine per quanto riguarda la prevenzione ai calcoli renali, perché si beve anche di meno e quindi si deve anche lì ovviare in altro modo. E poi cos'altro ho preso non me lo ricordo sinceramente, perché è passato un po' dall'inizio. E infatti io questo video non l'ho fatto all'inizio e ve l'ho detto anche perché volevo aspettare di arrivare quasi al mio obiettivo finale, perché adesso mancano 5 kg al raggiungimento del mio peso forma ideale, perché si calcola con l'altezza, l'età. Ad oggi ho perso esattamente 45 chili, sì, 45 chili, e appunto me ne mancano altri 5 da perdere. Però piano piano si fa tutto, ecco, non si deve correre in queste cose, non c'è fretta. Ripeto, ho 20 anni, quindi ne ho di vita, di tempo da passare. Però sono molto felice di averlo fatto adesso, e se avete questo tipo di problematiche vi invito ad informarvi, se appunto non riuscite tramite palestra, diete e cose, a vedere anche questo tipo di percorso, perché magari non è adatto a tutti, però ad alcuni, come nel mio caso, può essere molto utile, perché non dico che sarei morta se fossi andata avanti come facevo prima, però sicuramente adesso mi sento molto meglio, sia con me stessa proprio fisicamente sia mentalmente. Anche se prima, io ve l'ho sempre detto, non è che avessi questo grande disagio con il mio corpo, perché mi sono sempre vista comunque sì paffutella, quello che vi pare, però stavo sempre bene con me stessa. Adesso logicamente sto 100 volte meglio, quindi è un grosso passo avanti. Mi ha sicuramente cambiato la vita in tutti i sensi, anche rivedendo i miei vecchi video, e questo lo avete notato sicuramente anche voi, e vedo un'Ilaria diversa, sia sotto il lato, diciamo, maturità, perché sicuramente sono cresciuta tanto in quest'anno, ho fatto tante cose a prescindere da questa operazione, no? Ne ho fatte davvero tante di cose che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto rimanere molto fiera di me, perché non pensavo appunto di poter fare certe cose, invece le ho fatte. E quindi è stato un anno bello, è stato un anno costruttivo, è stato un anno di cambiamenti, ma è stato un anno che ricorderò sempre. Infatti avevo anche pensato di tatuarmelo, sapete che sono una tattoo addicted, quindi ci stava tatuare anche il 2017, proprio volevo tatuarmi. Adesso vediamo. Comunque, concludendo il discorso, io spero di essermi spiegata bene, perché sicuramente molte cose le avrò saltate, molte cose non ve le ho dette, moltissime cose sicuramente
sicuramente non ero in grado di spiegarvele nel migliore dei modi perché, ripeto, non sono un medico, quindi questa cosa la sottolineo perché poi non voglio che ci siano persone sotto che mi scrivano «Oddio, ma come ti sei espressa? In realtà non è così», quindi ripeto, pinzate tutto quanto. Comunque, io spero abbiate apprezzato questa cosa che ho fatto di aprirmi molto 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 con voi riguardo questa cosa che praticamente è una delle cose più personali che abbia mai fatto. Spero apprezziate, ma ne sono sicura perché le poche volte che ne ho parlato avete tutti capito perfettamente la situazione. Sono felice che le persone che mi seguono siano sempre così carine verso di me, verso le persone che mi circondano, insomma siete davvero una cosa bellissima. Quindi vi ringrazio già da ora tantissimo perché so che spenderete tantissime belle parole su di me qua sotto nei commenti, quindi vi mando già un grandissimo bacio, uno a chi mi vuole bene, due a chi mi vuole male. Spero di ricevere anche tante domande qua sotto perché mi piacerebbe appunto aiutare più persone possibili tramite la mia esperienza e fare appunto il video che vi ho detto, quindi rispondete al sondaggio, mi raccomando. Detto questo, vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, mi raccomando. Ciao!